da casa a Tusi, età giovanile. Volendo mio padre che cominciassi a vestire più decentemente, che non facevo, mi ordinò dal sarto un vestito con le falde. O fosse istintivo in me un certo gusto del bello che cominciava a manifestarsi, vedendo e osservando nelle grandi città, o fosse effetto di un eccessivo amor proprio per la poca fiducia che avevo nell'abilità dell'artista, giurai di non portarlo e tenni il proposito, dovendo rinnovarlo una domenica mattina. Almanaccai il modo di sottrarmi a tanta vergogna che tal mi pareva se in tale arnese fossi uscito di casa. Per questo e perché mi figuravo che tutti i miei compagni mi avessero a dar la baia, avrei sfidato la morte per non trovarmi a quella berlina. Quindi, risoluto, presi le forbici in mano, cominciai a scucirlo più qua, più là, da non essere portabile. Venuto mio padre a prendermi per condurmi a messa, gli dissi: ma come volete che esca con un vestito che il sarto ha mandato in codesto modo? Egli se la beve per allora, e la mattina presto si recò dal sarto a rammaricarsi, il quale chissà che buon concetto si formò di me. Il fatto andò che io la sgabellai senza martirio e di abiti a falda. Non se ne parlò più. Ma un'altra volta mio padre mi propose, e io non azzardai a contraddirlo, un soprabito di prunello nero col bavero di velluto che allora usavano, e lo ordinò a un sarto di Cesena. Ma indossatolo mi pareva di avere le corna. E per nasconderlo agli sguardi del pubblico, mentre mio padre era agli affari, io mi sedevo per ore e ore inchiodato su una panca a caffè, con una pena al cuore che non si dire, mi credereste? Dopo avrei portato per darmi tono di eleganza e buon gusto, altro che fare.